Buongiorno, oggi parleremo dei fratelli delle stelle, gli Annunaki. Veniamo quindi al legame d'amicizia con tutto l'universo. Quando io dico sono amici miei, cosa significa questo sono amici miei? Che vuol dire? L'amicizia è una cosa, un sentimento, non è una cosa che si prova a numeri, che si prova oggi sì, domani no. L'amicizia è un legame per sempre, che ci lega per la vita, distaccata dall'amore, mai metterla assieme. L'amicizia o l'amore, bisogna decidere. Allora, cos'è questo legame d'amicizia? L'amicizia è una cosa bellissima, è un sentimento, ed ecco, che ci lega anche ad altre creature. Queste creature extraterrestri, gli Anunnaki, come anche altre razze, la loro benevolenza, sono creature buone. Certo, perché? Proprio perché vivono, è un dato proprio, vivono come? Senza stranietà, senza concorrenza, ma anche in maniera, tutti assieme per un preciso scopo. Ma qual è quello, lo scopo? Vivere e vivere naturalmente la vita in una maniera bellissima. E i dischi volanti come funzionano? Con delle apparecchiature elettroniche come anche i nostri computer. Allora, qual è la cosa? Che per far funzionare le apparecchiature elettroniche dovete sapere che serve anche l'oro. Allora, ecco, era un dono dei terrestri alle creature extraterrestri, l'oro, l'argento. Ma c'era uno scopo preciso, perché sapevano i terrestri che grazie a loro potevano costruire nuovi dischi volanti e tutto quanto per poter tornare sulla Terra. Quindi erano certo interessati per un dono, ok, agli dèi, le creature extraterrestri, però erano interessati a vederle ritornare. Ed ecco che adesso le creature extraterrestri ritornano. Ma perché? Perché? Perché è una promessa, ma che tipo di promessa? Ma come è possibile una cosa del genere? I cambiamenti climatici sulla Terra sono dovuti a un fattore esterno, non può essere solo l'uomo a causarli. Sono dovuti a un influsso gravitazionale che deriva da qualcosa di esterno. Vi ho spesso parlato del pianeta Nibiru, come anche altri pianeti dell'universo, della Via Lattea come dell'universo, che sono abitati al loro interno in cavità sotterranee. La vita non è solo all'esterno ma anche all'interno, anzi all'interno si è evoluta più della nostra che sulla Terra, sulla crosta terrestre. Perché? Perché praticamente non avendo con cause esterne, come le stiamo vivendo noi, come le abbiamo vissute noi, come le vivremo noi, ecco che la vita continua a svilupparsi, senza andare indietro. E poi naturalmente hanno ben capito, ma questo ormai da sempre, che per andare avanti bisogna essere tutti insieme, appunto non siamo soli nell'universo. L'universo abitato, come vi ho spiegato tante volte per il pianeta Nibiru, è un avvicinamento proprio, e si vede le prove, sono semplicemente i cambiamenti climatici. Vedremo grandi novità anche in questa primavera 2014. Oggi siamo al 6 febbraio 2014, giovedì. Ed ecco, il grande amore delle creature, anche perché l'amore è costruttivo, il male è distruttivo. Il male, l'oppressione. Ma a cosa serve l'oppressione?
A che serve? Invece ecco, l'amore ma inteso come amore universale, inteso come qualcosa che supera i confini di noi stessi, del nostro pensiero, confini di pensare per pensare oltre, per pensare ciò che è vero, senza limitazioni, senza restrizioni. Io sento una grande energia e spero che sentiate questa energia anche voi, tutti assieme, cari amici. Un bacione. E il video continua. Cosa ci può portare a sviluppare queste doti di amicizia? Cos'è l'amicizia? Vuol dire senza estraneità e senza concorrenza. Nessuna estraneità, cioè l'altra persona deve essere una parte di noi, amica, confidente, stare con noi, gioire quando noi gioiamo, piangere quando noi piangiamo, per la speranza di serenità affinché possiamo sempre gioire, possiamo sempre avere qualcosa di buono e poi lo otteniamo senza chiedere e avere. Avere e chiedere deve essere una cosa complementare, senza mai pretese. E la concorrenza? Ma la concorrenza spietata, cos'è questa cosa? Ma siamo tutti uguali, no? Allora sì. E allora ecco un altro modo di vivere, il modo di vivere che ci porta a questa positività energetica che ci fa guadagnare, ma guadagnare per vivere. Allora non sto parlando economicamente, sto parlando di esempio di vita per portarci avanti. Ecco. Senza estraneità, senza concorrenza. L'amicizia, e l'amicizia può essere ed è, perché non siamo soli nell'universo, abitiamo assieme ad altre creature extraterrestri, quindi nell'universo, in tutto l'universo, e ecco che si crea una guida con creature più evolute di noi. Noi ci siamo persi tramite l'estraneità, la concorrenza, e da lì poi è venuto tutto. Allora ecco un nuovo domani, il futuro, qualcosa di nuovo. Ecco che saremo tutti insieme, e come le api, come l'esempio delle api, tutti a collaborare per un identico scopo, uno scopo comune. E questo è vivere, una grande liberazione nel senso poetico del termine, nel senso bellissimo del termine. Trovare le parole vanno anche vissute, i discorsi vanno anche vissuti. Io penso che ciò che dico poi va anche vissuto. Le cose belle, le cose belle. Ecco che così ci porteremo avanti, tutti insieme. Ed ecco che sarà tutto nuovo. E com'è il nuovo mondo? Il nuovo mondo è che tutti insieme abbiamo lo scopo di migliorarci nella vita. Come fanno queste creature extraterrestri, quindi, ad abitare nelle cavità dei pianeti? È presto detto. Per rivoluzione di un pianeta, per rotazione del pianeta stesso, si creano delle cavità interne. È come la lavatrice quando centrifuga, è come la centrifuga dell'insalata. Si creano delle cavità interne. E lì c'è acqua,
E quindi c'è vita, perché poi ci sono fonti di magma, come luci accese, vulcani accesi al di sotto. Ed ecco che si sviluppa vita, ed ecco che abitano loro, senza conseguirne tutti i problemi che ci sono all'esterno di un pianeta. Questi problemi appunto li stiamo vivendo, anche cadute meteoriche, aumento dei terremoti, alluvioni e quant'altro, cambiamenti climatici. Appunto, com'è possibile così repentinamente? Il secolo scorso non si notava tutto questo, adesso c'è tutto questo. Allora ecco che una causa esterna, non può essere solo l'uomo, una causa esterna è questo influsso gravitazionale dovuto ai pianeti. Ai pianeti come Nibiru. E quindi questo influsso gravitazionale sulla Terra comporta questi eventi. Questi eventi che saranno quindi solo del periodo. Nel periodo adesso, appunto, mettiamo, ok, 6 febbraio 2014, sono di questi periodi, fino alla primavera 2014. Ecco, vedremo anche aumento dei terremoti, attività vulcanica, alluvioni, come vi ho detto, per l'area mediterranea, per gli Stati Uniti, come per tutto il mondo. Tutto ciò che sta succedendo sulla Terra, mi riferisco ai cambiamenti climatici, aumento dei terremoti, vi dico, quando iniziai alla fine del secolo scorso a divulgare sui cambiamenti climatici, era difficile per noi divulgare, perché era difficile vedere una differenza all'ovvietà, una differenza alla normalità. Adesso i cambiamenti climatici sono un dato di fatto, aumento di alluvioni, ma anche poi c'è l'aumento dei terremoti. Io mi riferisco spesso all'area mediterranea, all'area degli Stati Uniti, dell'Oceano Pacifico. Ecco, però è palesata la cosa, non era uno studio non fattibile, è cosa vera, come vediamo adesso in Grecia, negli Stati Uniti anche, e si stanno materializzando quelle cose che nella fine del secolo scorso, quando iniziai, sembravano delle cose impossibili ad alcuni che potevano ascoltare ciò che dicevo. Ecco, allora, ma perché dico queste cose? Per la preparazione. La preparazione cambia tutto. La preparazione vuol dire essere pronti. Ecco. Il cambiamento. Ecco, mediante il cambiamento avremo tutto ciò. Tutto cambia perché l'immutabilità è un'illusione. È proprio vero. Quando mai le cose sono state sempre quelle, sempre uguali? E la preparazione, ma perché ripeto? No, non ripeto, io voglio preparare semplicemente. Non è un ripetere, perché preparare non è mai ripetere. Ed ecco che tutto sarà nuovo. Fratelli, sì, fratelli. Amici, sì, amici. Questo legame d'amicizia con i nostri fratelli. I fratelli delle stelle. Fratelli delle stelle che giungeranno, che arriveranno a noi, anche qui sulla Terra, e sarà una cosa bellissima. Oggi, il 6 febbraio 2014, ci avviciniamo a questo periodo della primavera 2014, che avremo delle cose, delle novità da poter dire, delle esclamazioni da poter fare, di cose graditissime, graditissime, gradirete anche voi sicuramente, sicuramente, certamente. E perché no? Perché non gradire il cambiamento? Perché rimanere nell'immutabilità che non dura nulla? Allora ecco il nuovo.
Sarà tutto diverso, certo, perché sarà tutto positivo per un qualcosa che evolva e non che involva. Evolvere, involvere. Bisogna evolvere. Evolvere come? Tutti insieme. Ecco, l'evoluzione, tutti insieme. Perché non farci guidare? Facciamoci guidare dai nostri fratelli, facciamoci guidare dal legame di amicizia con i nostri fratelli. Quindi non legame di distacco, legame d'amicizia, che è una cosa bellissima. E voi tutti un caloroso abbraccio da Gennaro Giannini, e questo video continuerà, continuerà sempre, perché l'energia ci dà questa forza di dovervi dire e ancora ribadire dei concetti grandiosi di cui le parole espressivamente giuste non si riescono a trovare, perché non c'è discorso per dare ai sentimenti la sensazione dei sentimenti, un'espressività in parole. Amore e amicizia, sentimenti che possono essere per sempre. Non dipende soltanto da noi, ma anche dagli altri. E questo me medesimo, Gennaro Giulmini, lo conosco bene, come potete saperlo anche voi. Però non occorre soltanto saperlo, occorre mettere in pratica questi sentimenti.